L'abbiamo avuto con noi Vincenzo Nibali, Francesco e Davide. Io vorrei coinvolgere voi, no? Perché insomma è stato un giro molto lungo, molto bello, molto entusiasmante, e che ha vissuto però una giornata brutta, quella di Danilo Di Luca, che non ha avuto la tappa, no? Ed è stato un giro che paradossalmente Francesco, quando ha aperto la telecronaca, ha detto: dalla bufera reale del freddo e della pioggia è arrivata questa bufera, che però non ha cambiato, perché il pubblico del ciclismo poi è rimasto sulle strade ed è rimasto davanti alla televisione. È stata una brutta giornata quella, prima l'annullamento della tappa e poi la positività di Di Luca, però la cosa che mi ha aiutato è che tra l'altro noi abbiamo raccontato degli scatti di Danilo, abbiamo raccontato di quello che era successo e credevamo in quello che stavamo vedendo, ci siamo sbagliati un'altra volta, ma la cosa importante è che finalmente i corridori si sono arrabbiati. E la gente, secondo me, ha capito che questa positività è l'incoscienza del singolo e non è il gruppo che è abituato a fare certe cose. E quindi penso che la cosa importante, il segnale forte, è arrivato proprio dal gruppo, perché sono loro che devono arrabbiarsi più di tutti, perché alla fine le parole se le prendono loro sulla strada. Noi non è che possiamo fare granché, noi siamo delle persone che dobbiamo commentare quello che vediamo. E raccontiamo quello che vediamo. Esatto, e quindi non è che possiamo fare chissà che cosa. Ma penso che appunto il segnale forte è stato dato dal gruppo, che ha detto adesso basta. Francesco. Sì, è stato sicuramente un giorno difficile anche per noi, perché come diceva Davide ti tornano immediatamente negli occhi le immagini che hai appena commentato, magari penso alla tappa di Serra San Bruno, quando abbiamo esaltato Danilo Di Luca per quello che stava facendo, perché è stato ripreso agli ultimi 350 metri. Ti senti nel tuo ruolo, anche tu ti senti preso in giro, però noi dobbiamo appunto commentare quello che vediamo, perché almeno per quanto mi riguarda la cultura dell'illazione e del sospetto non mi appartiene nella maniera più assoluta, e dunque io voglio esaltarmi, voglio essere felice, voglio fare i complimenti a questi ragazzi per quello che riescono a fare, con la speranza di non essere preso in giro, e per questo motivo siamo stati ancora di più felici, ancora di più emozionati ieri all'arrivo delle Tre Cime di Lavaredo, perché la cosa che mi è venuta spontanea di dire quando ha tagliato il traguardo Vincenzo è stato proprio quello di dirgli grazie, perché grazie a lui abbiamo superato la giornata precedente, la giornata della bufera. E sta uscendo dalla sala stampa Vincenzo Nibali, proprio mentre noi riproponiamo con la regia di Antonella Rossi questo pugno alzato. Direttore, ti chiedo un parere su questa vicenda, tu hai scritto su questa vicenda, il giornale, la Gazzetta dello Sport se ne occupa. E lo stesso Vincenzo ieri ha detto: no, ci tenevo a far bene, a dimostrare che il ciclismo è questo, cioè il ciclismo non è Di Luca, cioè non è la vicenda di Di Luca, che poi dietro porta alla vicenda di un uomo che probabilmente ha delle problematiche indubbiamente sulle quali non spetta a noi giudicare. Sì, ma hai impostato il discorso assolutamente in maniera corretta. Al di là della persona che va comunque compresa, esatto, o ascoltata umanamente, è la terza volta che in qualche misura Di Luca dà dei problemi al Giro d'Italia. Io trovo che sia un grande tradimento, ma vorrei sottolineare una differenza di clima proprio nelle immagini, nelle interviste, nelle reazioni. Quando si scopriva un caso di positività, fino a qualche anno fa c'era un'atmosfera cupa, come se fosse cascata un'intera cupola sulla testa di noi tutti. Quel giorno, dopo l'impatto della notizia, che peraltro, se non volessi essere cattivo, purtroppo mi attendevo, perché c'è una parte di una generazione che non vuole smettere, che non ha ancora capito che i tempi cambiano, la reazione dei corridori e di quelli che stavano attorno è stata una reazione talmente positiva, a schiena dritta, che per una volta mi sono detto: se questo Giro d'Italia in fila, uno come Nibali, uno come Uran, Betancourt, e ci ripropone un'altra generazione, è da qui che si riparte, proprio da questa giornata, perché non era la solita cattiva giornata. Silvio Martinello, noi abbiamo avuto la testimonianza di Valentino Sciotti anche, no? Che è stato davvero affidato alle nostre telecamere, davvero una
testimonianza toccante. Sì, è stata una testimonianza importante, soprattutto per far capire poi come dietro anche ad uno sponsor, a chi investe dei soldi, ci sono comunque delle persone, degli uomini che guardano in faccia altri uomini e se c'è bisogno cercano di dare una mano, è quello che è avvenuto con Di Luca. Però mi permetto, con il massimo rispetto, di dissentire sul concetto di generazione. Qui non si tratta di un ricambio generazionale, cioè che colpa ne hanno i corridori che hanno avuto 20, 25, 30, 35 anni in un'epoca in cui il ciclismo andava in un certo modo. Se il ciclismo andava in un certo modo non era certamente colpa dei corridori, era sicuramente una colpa che veniva da un ambiente tutto, compresi i corridori, che andavano in un certo modo. I corridori corrono, competono con le regole di quell'epoca. Dopodiché le regole cambiano, dopodiché sono degli errori comunque dei singoli. Io veramente voglio scappare, fuggire, e assolutamente non sono d'accordo, ma non perché io in qualche modo ho 50 anni, ho smesso 10 anni fa, possa essere ritenuto, essere o tutti quelli come della mia generazione che hanno vissuto quegli anni. Comunque si competeva con le regole di allora, comunque anche gli errori, cioè Di Luca che viene considerato un corridore di una generazione precedente, è comunque l'errore di un singolo che si autoesclude da solo. E sono d'accordo sul fatto che comunque sul Giro sia caduta non più come in passato una cupola che ha travolto tutti, ma la gente e anche i media o quei pochi che hanno tentato comunque di esasperare la notizia sono rimasti isolati anche loro, perché tutti, la maggioranza, soprattutto il pubblico, ha capito che è un errore di un singolo, non è un errore in cui continua a cadere il movimento intero. Dimostra poi la gente sulle strade, insomma, no? A mio avviso sarebbe necessario dedicare, diciamo così, non un semplice confronto qui con i tempi televisivi che sono sempre stretti, ma bisognerebbe anche che ci fosse da parte della stampa, di chi analizza, di chi va ad approfondire, diciamo, andare ad approfondire veramente come erano le cose un tempo, come sono le cose adesso. Insomma, io voglio veramente, non accetto il discorso di un errore generazionale, che qui bisogna cambiare generazione, perché se vogliamo le cronache ci parlano di alcuni corridori che, coinvolti in scandali di doping, messi lì davanti a un magistrato a confessare, hanno parlato di errori che si commettono ora, nel 2013, nel 2012, nel 2011, non che si commettevano 15-20 anni fa. Quindi è un problema che continua ad essere sul tavolo e deve essere affrontato con una maggiore, a mio avviso, serietà. Ma lo dico direttore. Poi dopo torniamo a quello che è stato il Giro. Allora, io penso che l'errore sia sempre del singolo, è ovvio. Ogni filosofia ci insegna che la responsabilità penale o personale è sempre della persona. Quindi condivido pienamente il tuo discorso. Però proprio perché tu conosci quella storia e quell'ambiente molto più profondamente di quanto non conosca io, quando parlo di ricambio generazionale parlo di una condizione tecnica precisa che in questo momento è rappresentata dal passaporto biologico, dalla tracciabilità dell'atleta, dai controlli. Allora, qua adesso secondo me c'è la possibilità, stante che l'errore del singolo ci sarà sempre, e non è il ciclismo l'unico sport o lo sport che più pesantemente è toccato, diciamo, dagli errori dei singoli, c'è la possibilità di dare uno stop a queste cose, e io vedo l'ingresso di una nuova generazione come la possibilità proprio di mettere di dare una credibilità nuova a uno sport che la merita. Questo è semplicemente quello che volevo dire. Sono completamente d'accordo, il problema è che il ricambio generazionale avviene per motivi anagrafici solo negli atleti, in chi gestisce il movimento quello non avviene mai, e sono gli stessi che toleravano un movimento che andava come andava, e che ora si fanno paladini di una nuova, comunque paga sempre, di una nuova svolta. Paga sempre allora, il corridore. Allora non finiamo più. Allora sai che facciamo quando non finiamo più? Andiamo in corsa ancora, grazie a Moto Scopa.